Ricorda. Siamo liberi, signor Famà. Famà, siamo liberi. Possiamo andare liberi. Allora siamo partiti, come avete visto il personale di bordo, il comandante, il primo ufficiale ci hanno ospitato qui sulla tolda di comando, sul ponte di comando e stiamo adesso raggiungendo Villa. Il problema diciamo della traghettata e dell'imbarco l'abbiamo risolto grazie al personale di bordo. Il problema che adesso troveremo all'arrivo a Villa sarà il fatto di dover raggiungere dall'imbarco dei traghetti della Caronte Tourist dovremo raggiungere la stazione, che non è proprio vicino, e comunque è un percorso che con una carrozzella o una persona disabile ancora peggio con le stampelle diventa molto particolare e molto difficile da effettuare. Godiamoci la traversata, ci sono delle belle immagini anche prese da un punto di vista diciamo privilegiato, e ci vediamo all'arrivo. Allora partiamo da qua, vediamo qual è la strada, il tragitto per arrivare alla stazione di Villa per prendere il nostro treno a lunga percorrenza. Ripetiamo, è una simulazione nel momento in cui i traghetti della Blue Ferris, insomma i traghetti che collegano dalla stazione marittima e fino a Villa, non trasporteranno più treni di lunga percorrenza. Una persona invalida che noi in questo momento non abbiamo, ma ce l'abbiamo virtualmente nella nostra sedia a rotelle, ma anche una persona che ha difficoltà di ambulare, questo è il tragitto, questo è quello che dovrebbe fare per poter prendere un treno per Roma, per Milano, insomma, per poter raggiungere la destinazione desiderata. È l'affermazione di un diritto di viaggiare e di spostarsi, sancito dalla continuazione territoriale che è prevista dalla Costituzione. No, dobbiamo arrivare al treno. C'è praticamente una persona che è dal treno, c'è un'azienda che è dal treno, praticamente c'è un assistente
Ma sta facendo la ripresa? Che sta dicendo? Lo so, dico però. Vabbè, stiamo facendo la ripresa. Comunque, c'è una persona che scende dal treno alla. Ipotizziamo. C'è una persona. Ipotizziamo che qui io ho una persona che sta avvenendo. Mettiamo che il treno è lungo percorrenza da Messina non parte. Allora noi stiamo venendo dalla Carante, che sarà lungo mezzo. Arriviamo qui, dobbiamo prendere. Dobbiamo salire i binari. C'è una persona di un'azienda che scende praticamente, prende. Noi abbiamo la proprio scatto di un. Working, I don't know what to do. I wanna talk to you, but my mouth is dry. Oh, why am I so shy? Yeah, io devo chiedere praticamente a questa azienda. Comunque noi ci abbiamo il caso di questa azienda. Ma c'è sempre, fino a ieri c'è stata. Possiamo chiamare uno di questi così magari ci parliamo? Vabbè, sì, io glielo dico. Così non parla lei, parla lui. No, non è questo, è che io sono paritata. Direi che è meglio che parla chi fa il servizio, no? Comunque, intanto qui ci siamo arrivati. Il tragitto è stato abbastanza accidentato. Dicevamo, nel caso in cui non si tratti di una persona su sedia a rotelle, ma si tratta di una persona che invece è con le stampelle, ovviamente su quel tipo di pavimento, che può essere anche scivoloso se piove, non ci sono coperture che riparano dalla pioggia, diventa una cosa abbastanza complessa e complicata. Delle speranze e delle possibilità ne parliamo poi in conclusione. Lo volevano sapere, siccome è un argomento che tratti tu, deve dire al collega che è come se ci fosse un disabile, cioè aspettando. Come se ci fosse, se c'è la persona lui scende, c'è. No, ma ci deve essere, c'è. Realmente c'è. No, c'è solo la sedia a rotelle, mi scusi, disabile, mi sono stato. Ma ci deve essere veramente, ma c'è, ma io non lo vedo, sarà, non lo vedo, faccia conto che c'è, va bene. Allora ricapitolando, non scende nessuno perché io ci le dico deve che essere c'è un... materialmente, ma c'è. No, ma ci deve essere, ma c'è. E dov'è? Io. Mi siedo io. No, perché sarebbe un fatto invalido, scusi. Certo, sulla sedia, grazie a Dio, non c'è nessun disabile, ma anche per gli operatori della Caronte non c'era nessuno seduto sulla sedia a rotelle. Eppure hanno compreso che si trattava di un'occasione per mostrare come funziona un servizio che presto diventerà ancora più importante. Non è stato purtroppo così alla stazione di Villa. La verità è che bisognava passare ieri per poter trasportare questa carrozzella su. Quindi intanto proseguiamo, vediamo come si può arrivare, vediamo come si può salire. Ovviamente questo trasporto è impossibile, l'abbiamo fatto perché è vuota, ma se no avremmo dovuto avere bisogno di almeno altre due persone e tirarla su, perché sulle scale mobili non si può fare. Adesso ci informiamo che non ci sia qualche altra strada, che stiamo sbagliando noi, che stiamo... scusate il fiatone. E siamo noi qua presenti. Come fare a portarlo su al binario dal sottopassaggio? Dal sottopassaggio non le facciamo assistenza. No. Allora, chi deve andare a Messina o viene da Messina, l'assistenza non viene fatta. Non viene fatta questo tragitto, però da poi, da Villa, si può fare. Perché qua siamo, lo possiamo fare. Però si deve presentare qua. Qua. Per arrivare qua è il problema del viaggiatore, perché non ci sono le barriere. Allora gli dovrebbero risolvere il problema. Questo è il problema. Perché che cosa dovrebbe fare? Passare sotto il sottopassaggio c'è qua. Oh, questo qua della ferrovia che è a rischio solo, perché non posso andare io. Se mi cade a me il rischio è tutto mio. No,
allora questo è il passaggio che si dovrebbe fare, da qui una carrozzella non ci passa, da questo punto, da questa strettoia, una carrozzella, da qui una carrozzella non ci passa. C'era un signore che viene da Messina e va a Roccella. E allora che succede? Questo lo sa il problema. E mi dice, che fai? Vieni a vedere tutto da sotto? Ci sì, non c'è. Io vengo là sotto, sì, ma dove c'è il cancello del bar? Non c'è la direzione di questi sotto. No, arriviamo fino a là. Però da là a là ti devo accompagnare quella della metromare. Che è successo ieri? Per quella della metromare non posso accompagnare nulla. E mi fa pigliare io la mia responsabilità di andare là. E allora questa ragazza per andare a Messina deve prendere solo un treno solo, cioè è obbligata a prendere quel treno, se non più di 200 a partire dal Fiordo, cioè che sarebbero le antenne che vogliono cacciare il 724, l'Intercity che partono il giorno, perché quelli sono treni attrezzati che li carichiamo tranquillamente con la sede senza farli scendere, abbiamo il carrello, non so se l'avete visto nei binari, perché questo treno poi imbarca sul treno e sulla nave e lo trasporta a Messina e poi da Messina scende. Ma se tu devi andare, se tu devi andare senza utilizzare il treno, una sedia a rotella, a Messina non puoi andare. Se puoi andare, puoi andare solo con la carota. Perché benissimo, è attrezzata la carota. Cioè, c'è gente, c'è una ragazza che senza gambe e senza braccia. E deve andare a Messina. Ogni volta scende col treno da Roma, sai che deve fare? Mi chiama una macchinetta di queste qua, 500, 600, 400 euro. Io non vi dico che aspettavo questo momento, questo è un problema che io da 20 anni che faccio questo servizio, è da 20 anni che non riesco a risolverlo. Comunque sono contento, non mi fermate. €300 il viaggio, una bella speculazione. A sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là. E allora siamo arrivati in conclusione, in qualche modo siamo arrivati a Villa, siamo arrivati al binario, siamo stati intercettati, abbiamo cercato di avere una mano per far salire il disabile, ci hanno detto siccome il disabile non c'è materialmente, pertanto non c'è servizio, anche se qualcuno ci ha detto che la carrozzina non dovrebbe passare dalla scorciatoia che abbiamo fatto, ma dovrebbe passare da sotto quel ponte che adesso vi faremo vedere, e che è un ponte praticamente molto stretto che non ha pressoché passaggio pedonale e nel quale ci transitano i camion, i tir. Insomma, alle mie spalle c'è la sponda di Messina, sempre più lontana da Villa, sempre più difficile sarà raggiungere il proprio diritto, che è quello della continuità territoriale e quello del transito di tutti, così come stabilito dalla Costituzione. E quando dico di tutti significa tutti, anche coloro che hanno difficoltà a muoversi, cioè coloro che hanno una mobilità ridotta, così come stabilita sia dalla Caronte Tourist sia dalla società delle ferrovie dello Stato. Abbiamo visto una grande sensibilità da parte della Caronte Tourist, un po' meno da quello che abbiamo visto ma probabilmente perché non c'è il disabile, sicuramente per questo, però di fatto la carrozzina ce la siamo saliti a spalle, come avete visto. Ovviamente se ci fosse stato veramente il disabile sicuramente sarebbe venuto qualcuno a aiutarci, probabilmente no, abbiamo raccolto qualche dichiarazione in tal senso che avete già sentito. Insomma, augurandoci che tutto ciò non avvenga dalla fine di giugno, chiudiamo qui questa puntata e ci rivediamo alla prossima. Tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà.
quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò.